Dopo la lezione sull'armonia dei colori, sulla teoria degli abbinamenti dei colori, passiamo alla teoria degli abbinamenti dei segni grafici. Il colore è un segno grafico, l'abbiamo fatto prima solo per motivi didattici. Per arrivare all'armonia dei segni, farò una premessa sull'armonia in generale. Ovvero perché certi segni, certe immagini, certe proporzioni, questa è la parola giusta, certe proporzioni piacciono di più, ci ispirano maggiormente. C'è un motivo che vi spiego e questo sarà il tema conduttore della lezione che vi sto proponendo, della chiacchierata che vi sto proponendo. Bene, partiamo adesso con la prima parte, la teoria dell'armonia. Nostre abitudini, ma soprattutto il nostro corpo, che hanno influenzato il gusto. Cosa intendo per abitudini? L'abitudine al bello, l'abitudine a vedere, l'abitudine ad andare per musei e vedere, l'abitudine di guardare fuori, vedere Notre Dame, le piramidi, i palazzi. Queste abitudini e ancora a monte un'altra causa, il nostro corpo, le proporzioni del corpo umano. Ma ancora a monte, e questa è una cosa sorprendente, è la matematica. Cosa intendo per matematica? C'è un numero che è il rapporto tra i due lati di un rettangolo aureo, che è un rettangolo che troviamo gradevole, oppure tra due parti di una linea, di un segmento, che sono in proporzione tra di loro. Ma cosa, dove voglio arrivare? Beh, faccio ancora un passaggio. Quando voi a teatro vedete una cantante lirica, questa prende il posto esattamente centrale perché il suo obiettivo non è emozionarvi prendendo posizione in scena, ma è emozionarvi con la musica. Quando invece andate a sentire l'Amleto, a sentire un dramma, allora il regista fa uscire Amleto a fare il suo monologo, non come alla festa delle matricole o al saggio della nipotina in mezzo al palcoscenico a recitare la Vispa Teresa, ma li colloca in una posizione che quasi sempre non è centrale ed è in questa armonia di segmenti a destra e a sinistra, si colloca in una posizione esteticamente gradevole per la vista. Faccio un altro esempio. Se vi chiedo banalmente quale di questi rettangoli vi aggrada maggiormente come forma, beh, è probabile che voi è probabile indicarmi il B tutta più il C. E questo è abbastanza interessante come marchingegno, perché vuol dire che siete predisposti per una visione del rapporto del rettangolo aureo, preferite il rettangolo aureo. Allora, come vi stavo dicendo, questa abitudine è condizionata dalla simmetria. La simmetria è qualcosa che non sorprende, quindi è piatta, forse è noiosa, ma è noiosa perché tende a stancare, è rassicurante. Alcune proporzioni che io vi ho citato prima chiamandole matematiche, che è la capacità di dividersi sempre con lo stesso criterio nelle stesse medesime proporzioni. E poi, come dicevo, il nostro corpo umano che detta le proporzioni che ci aggradano.
Quindi dove voglio arrivare? Attenzione, è la matematica legata al nostro corpo, legata all'armonia, a creare queste leggi di preferenza. Vi mostro delle immagini. Un braccio, il Partenone, il Palazzo delle Nazioni Unite, la Gioconda, la vostra carta di credito, il vostro pacchetto di sigarette. Che cosa hanno in comune? E dico di più, perché sono su questa linea? E ancora perché, dovendo trovare un'immagine da mettere di fondo, questa linea che demarca il chiaro dallo scuro è a questa altezza e non a questa e non a questa e non a quell'altra. Bene, che cosa unisce? Un numero, 1,6, 1,8 e poi un numero razionale che va avanti all'infinito con decimali infiniti. E come può essere tutto ciò? Perché quando io l'ho scoperto la prima volta, sono rimasto molto colpito, come se fosse un dio dietro a questo numero che era costante. Costante in tutte le leggi delle proporzioni. Allora andiamo a vedere. Guardiamo il nostro braccio. Diciamo che tutto il braccio, la misura di tutto il braccio non di un monco, ecco, di un nano, ecco, non deforme, di un braccio, di una bella donna. L'avambraccio, tutto il braccio sta all'avambraccio, come l'avambraccio sta alla parte alta del braccio. Che se vogliamo guardare in questi segmenti, dice tutto il pezzo sta a segmento nero come il segmento nero sta a segmento giallo. Detto in termini più scientifici, tutto sta alla parte maggiore come la parte maggiore sta alla parte minore. Questa proporzione è questa che ritroviamo proporzionale nella scelta di questa linea oppure nella scelta di quest'altra linea. È la base per altezza del Partenone, che se vogliamo semplificare e banalizzare un po', è 5 di altezza e 8 di larghezza come proporzioni, 5 ottavi, come oggi diciamo televisore 9 sedicesimi. E la stessa cosa capita per la carta, la forma della carta di credito, la forma del Marlboro, la forma del viso di Mona Lisa. Quindi dicevo, il tutto sta alla parte maggiore come questa sta alla minore. Tutto il braccio sta all'avambraccio come l'avambraccio sta al braccio superiore. E io posso dividere e continuare a dividere con lo stesso criterio, con parti sempre con le stesse proporzioni. Ecco, vedete, questa teoria di proporzioni è stata studiata addirittura 250 anni prima di Cristo. E si è arrivata a stabilire questo numero. Si è arrivato anche a capire che in questo rapporto 5-8, è un rettangolo aureo, svilupperemo di più tra qualche minuto, se io costruisco un quadrato sul lato maggiore, ottengo un altro proporzionale rettangolo. Questo tutto giallo è un altro rettangolo aureo in proporzione con questo che vedete, 5 ottavi con la graticola. Costruisco sempre sul lato maggiore un altro rettangolo aureo e via dicendo. Vado avanti in questo modo. Siamo sempre in rettangoli della proporzione 1,6, 1,8, eccetera, che è il rapporto tra lato maggiore e lato minore. Oppure se la volete vedere 5 ottavi con lo schemino che vi ho fatto vedere prima. Allora pensate che dato un avambraccio e la parte superiore del braccio, giocando in questi termini noi troviamo le proporzioni del Partenone, per esempio. Quindi diciamo che il braccio nostro ha questa divisione. Il tutto da qui alla punta delle dita, e quindi possiamo dire
che l'avambraccio sta a tutto il braccio, come solo l'avambraccio sta a questa parte superiore. Adesso riprendiamo il gioco dei rettangoli che abbiamo visto prima. Quindi un quadrato di lato 1, ne aggiungiamo sul lato maggiore del quadrato che è un quadrato, quindi un altro e arriviamo a 2, poi sul lato maggiore ne aggiungiamo un altro e arriviamo a 3, quindi qui abbiamo sul lato maggiore che è 3 più 2, 5, aggiungiamo questo rettangolo, poi sul lato maggiore che 5 più 1 più 2, 8, aggiungiamo quest'8 e andando avanti avremo un 13, un 21 e un 34. Allora ricordate un po' questi dati 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Non li giocate all'8 per il momento, ma ricordateli perché ritorneranno nei nostri discorsi. Guardate questa conchiglia, guardate questa foto di un preso da satellite di un ciclone, guardate le scale, infatti queste scale barocche rotondeggianti, guardate la nostra galassia. Ecco, anche qui siamo in sequenza. E che sequenza? Se noi andiamo a prendere il cerchio il centrale che si allarga con lato 5, poi con lato 8, poi con lato 13, poi con lato 21, poi con lato 34. Ecco che ci ritroviamo sempre con questa proporzione, ci ritroviamo esattamente in tantissime forme del creato, in tantissime forme dell'universo, dove il rapporto tra il successivo e il precedente è 1,618. Ma accidenti, sempre questo numero è un fatto che emoziona. Prendiamo i fiori, vediamo certe numerazioni che diamo i fiori, prendiamo l'ananas e proviamo a contare in modo particolare tutti questi rivestimenti corticali dell'ananas. Prendiamo il cavolfiore, prendiamo la margherita. Ecco, tutti quanti hanno degli schemi simili, per esempio questo girasole, 89 spirali che si irradiano in senso orario, 55 che si muovono in senso antiorario, 34 che si muovono in senso orario ma in modo meno rapido. Ecco che nella lettura di questo schema troviamo i soliti numeri. Allora, il fiore ha un bisogno tecnico, chiamiamolo così, di esporsi nel modo più semplice ai maggiori raggi solari. Quindi ha creato un sistema razionale per poter prendere più raggi nell'unità di superficie. E questo sistema razionale soggiace a queste regole, dove il rapporto tra il numero e il precedente di queste scansioni è sempre 1,618, il nostro numero magico. Quindi, signore, la cifra della bellezza è 1,618. E passa, eh? Perché dobbiamo aggiungere tutti i decimali che sono infiniti. Tiriamoli fuori questi decimali infiniti. Qui li sto mettendo un po', ma sono molto di più, perché sono infiniti. Allora, facciamo questo esercizio col compasso, tratto da Euclide di Alessandro. Siamo nel 320-265 avanti Cristo, è la data di nascita e di morte, oppure del signor Tartaglia del 1569. Prendiamo un segmento AC, la metà del segmento che abbiamo davanti, che ci servirà per mettere l'attore in scena nell'Amleto, come vi ho mostrato nelle primissime pagine. Compasso, circonferenza. Poi ci mettiamo ancora in questo punto, tiriamo un altro giro col compasso e individiamo questo punto dove le due circonferenze si incontrano. Da questo punto mettiamo il compasso in A e facciamo girare ancora il tutto. E abbiamo finalmente un punto, punto B.
Ecco che abbiamo creato questo rapporto che AC sta ad AB come AB sta a C. E il rapporto è nel lato lungo sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centimetri, millimetri, inch o quello che vi pare. Dall'altra parte abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 unità di misura. E andiamo avanti. Adesso vi faccio la dimostrazione, non perché sia interessante saperla riprodurre matematicamente, ma per garantirvi che c'è un disegno matematico in tutto questo. Dimostrazione. Allora, abbiamo il segmento AC, la mia immagine copre il punto C, dato a due segmenti che mi ha messo in blu AB e in grigio BC. E quindi diciamo che tutto quanto, quello che è in rosso, sta a quello che è in blu, alla porzione più lunga dei segmenti, come questa porzione blu sta a questa grigia. Quindi cosa ho detto? Che chiamiamo uno il blu, vediamo in rosso i due segmenti, che è blu più grigio, che chiamiamo X, sta a blu, che abbiamo chiamato 1, che è l'unità di misura, come 1 sta a che cosa? Questo pezzo che è X meno 1. Quindi X moltiplicato, X meno 1 uguale 1, che cosa ho fatto? Ho moltiplicato X per questo denominatore e 1 per 1. Quindi ho un'equazione X moltiplicato x meno 1 uguale a 1. La svolgo, x per x uguale 2x, x per meno 1 uguale a meno x, e quindi tutto questo resta uguale a 1. Porto 1 da questa parte, lascio lo 0 di là, e mi trovo un'equazione di secondo grado. Guardo sul mio librino di matematica di terza media, che dice l'equazione di secondo grado è meno b, b è il coefficiente della seconda x, più o meno, il meno non ci interessa, prendiamo solo il più, radice quadrata di sempre b al quadrato, meno 4 volte il coefficiente della prima x e l'ultima costante, diviso 2 volte il coefficiente della prima x. Svolgo pedissequamente questo calcolino ed è coefficiente della prima x è 1 più radice quadrata di, questa radice quadrata, vedete, 2b al quadrato, b è meno 1 per meno 1 è più 1, o più, anzi qui devo mettere meno 4 volte ac, A è 1, C è meno, C è meno 1, quindi ho 4 volte per meno 1, meno 4, per meno più diventa più 4. A questo punto io ho 1 più radice di 1 più 4, 5. Vado a vedere con la mia calcolatrice la radice di 5 che è 2,236. Ecco che questo è un altro numero irrazionale. Ma siccome non è che mi interessa la precisione al decimo, al nanomillimetro, lo prendo con qualche decimale. Allora devo aggiungere 1 come vedete, quindi il risultato 2,236 più 1 è 3,23 diviso 2, è il numero che noi stiamo cercando, 1,618. Poi quando io vi mostrerò questa equazione infinite, 1 più 1 fratto 1 più 1 fratto 1 più 1 fratto più 1 più 1,
e vado avanti all'infinito con questa equazione dove voglio arrivare. Si arriva all'infinito ad avvicinarsi a questo numero, sempre 1,618. Allora, io vi ho mostrato questo teorema parlando del braccio, ma potrei andare avanti con altri aspetti del corpo umano che sono stati studiati, e se ne è occupato Leonardo da Vinci, e se ne è occupato, ci sono tutti grandi maestri dell'armonia. Anche tra i classici, tuttavia, sono molti quelli che considerano fondamentale il supporto della matematica, come lo scultore greco Fidia o il rinascimentale Leonardo. Ma qual è la proporzione matematica che per molti di questi artisti rappresenta la ricetta del bello? Qual è la ricetta del bello? Lo chiediamo a Silvia Benvenuti, che è matematica, ricercatrice presso l'Università di Camerino. Ciao Silvia, Ciao, benvenuta. buonasera a tutti. Allora, qual è questa ricetta? La ricetta del bello mi chiedi troppo, perché se sapessi la ricetta del bello, insomma, diciamo, sarei già a buon punto. Però possiamo cercare di guardare un pochino qual è, almeno stata nei secoli, considerata la ricetta della proporzione più armonica, no? Di quella che è la proporzione che ci rende, diciamo, più belli e che rende, per esempio, anche un oggetto più gradevole. Beh, per esempio, un oggetto semplice, tipo, mi viene in mente, ci sono degli studi di percezione a proposito dei rettangoli, che studiano una famiglia di tantissimi rettangoli e chiedono di indicare fra questi rettangoli qual è il più bello. C'è il rettangolo più bello, che tutti individuano come il rettangolo più bello, e ha a che fare con le cose che vedremo oggi. Senti Silvia, a proposito di rettangoli, ma anche il rettangolo della televisione è un rettangolo aureo? Sì, anche il rettangolo che abbiamo davanti della televisione è fatto nelle proporzioni, appunto, una delle quali è la sezione aurea E nel dell'altra. design, nella progettazione di mobili? Nel design è molto importante, perché è chiaro che avere presente le proporzioni del corpo umano è importante per progettare delle sedie sulle quali stai comodo, no? Per cui è ovvio che nel caso della progettazione di queste cose c'è da tenere presente, non sono cose solo fine a se stesse, appunto, sono utili anche da questo punto di vista. Quindi non solo Non bello, solo ma bello, ma anche funzionale, funzionale. certo. Facciamo subito un esempio pratico Sì, su un vivente, va. su una cavia. Allora, ti prendo come cavia e faccio qualche misura. Sì, diciamo che Vediamo. se prendi me come esempio del bello ti sbagli di Beh, grosso. adesso Però vediamo del bello, no, ma del proporzionato ora vediamo, proviamo, eh? cosa devo Proviamo, fare? facciamo un tentativo. Allora, stendi un braccio, Sì. perfetto, io ti misuro dalla spalla alle dita, ecco, 75, 75 è la lunghezza del mio 75, braccio. e poi ti misuro dal gomito alla lunghezza delle dita, che è 45. Ok. E adesso andiamo a vedere cosa succede, quanto fa la prima misura che abbiamo preso, cioè 75 diviso 45. Abbiamo 1,666, quindi 1,6 periodico. 1,667, va, Sì. mettiamo. Ok, allora fai la stessa cosa con me, vediamo. Allora io misuro te. Qua è 64. E poi misuro che cosa, Sempre scusami? dal gomito alla punta delle dita. 41. Ok, provo a fare 64, mi hai Sì. detto? 64 diviso 41. 1,56, vabbè, Quasi come sono prima, dai. quasi come prima. Intorno, diciamo, poi a quel numero di cui parlavamo prima, no? Che Che è la abbiamo cosiddetta chiamato sezione la aurea. cosiddetta sezione aurea. In realtà sezione aurea, numero aureo, numero d'oro, come vedi, questo nome che è stato dato a questo numero da sempre ha a che fare con qualcosa, no? Di divino e di d'oro, no? Di particolarmente bello. Infatti, effettivamente, è sempre stato considerato come l'emblema della proporzione ideale e in qualche modo come quella che mi chiedevi prima, una ricetta del bello, Ed no? è quella che ha applicato anche Leonardo In un nella certo misura senso, dell'uomo è vitruviano. questa. Qui è l'uomo vitruviano di Leonardo, che è un disegno che raffigura in qualche modo le proporzioni ideali del corpo umano, no? Lui dice che il centro del corpo umano è l'ombelico, e che se l'uomo si mette in una posizione che è esattamente questa, che tra l'altro, come tutti abbiamo esperienza, è quella che abbiamo sulle nostre monete da un euro, no? Certo. All'uomo vitruviano.
se si mette in questa posizione appunto rimane iscritto nel cerchio e nel quadrato a seconda della posizione. Quindi la cosa diciamo che accomuna il discorso di sezione aurea, l'uomo vitruviano e poi altre cose è proprio una ricerca delle armoniche proporzioni dell'uomo, cioè quale deve essere il rapporto fra lunghezza di, per esempio, come abbiamo visto, il braccio steso, eccetera, e altre parti dell'uomo affinché quest'uomo non risulti, per esempio, di gambe corte o di stinco sproporzionato rispetto alla coscia e così via. Quindi io e te siamo abbastanza proporzionati. Sì, dai. Insomma, non mai come Letizia Castà, che è stata eletta nel 2000 proprio la Miss del Millennio, la donna del Millennio, proprio in una competizione lanciata dal Figaro. Ah, per davvero? Sì. Sì, per davvero, non so se diciamo, dicono che l'hanno fatto in base appunto alle proporzioni del suo corpo, che è sicuramente diciamo, più proporzionato forse rispetto al nostro, ma insomma senz'altro c'è questa curiosità. Senti, dimmi, allora questa sezione aurea, questo numero d'oro, in realtà a quanto corrisponde? Allora, senti, a quanto corrisponde non si può dire esattamente se usiamo i numeri. Dobbiamo usare una formula se vogliamo descriverlo precisamente, cioè precisamente è 1 più radice di 5 fratto 2. Ma noi lo vogliamo dire, diciamo, in una maniera approssimata, approssimativamente è 1,618, ma trattandosi appunto di un numero irrazionale, questo vuol dire che è un numero di quelli che hanno dopo la virgola infinite cifre. E quindi appunto... E noi ce l'abbiamo questo. E noi ce l'abbiamo, sì, da qualche parte le infinite cifre dello sviluppo. In realtà non ce l'abbiamo le infinite perché nessuno ce le può avere le infinite. Per scrivere le infinite cifre dovresti mettere lì... Allora, guardate, queste per esempio, quelle rosse sono le prime 1000 cifre. Se voi scorrete, andate avanti, ne trovate di nere, ce ne abbiamo altre nere che continuano questa espansione e ce ne avremo 13 pagine così che non mettiamo perché insomma sarebbero troppe, che però arrivano solo a coprire le prime 20.000 cifre dell'espansione. Ovviamente si potrebbe andare avanti quando ci pare, perché quando si dice che un numero ha un'espansione decimale infinita, cioè infinite cifre dopo la virgola, vuol dire che non si finisce non si mai di scrivere. Senti, questo stesso numero, questa stessa sezione aurea, la ritroviamo per esempio anche in un'ananas? Senti, non è esattamente la stessa cosa. Qui dovremmo fare prima magari un passo indietro, cioè parlare di conigli. Vediamo. Se non sentiamo, ti dispiace. Allora, prima dispiace. Parliamo dei conigli e poi parliamo dell'ananas. Allora, la storia dei conigli è una storia strettamente legata a questo numero, è una storia che si è inventata, un problema che si è inventato Leonardo Pisano, detto Fibonacci, che noi tutti conosciamo come Fibonacci, e funziona in questo modo. Allora, tu prendi una coppia di conigli, eccola qua, maschio e femmina, qui ci sono già un po' di generazioni, no? Consideriamo la prima coppia di conigli, quella su in alto, maschio e femmina, e la metti in un recinto chiuso, dove non può entrare niente e loro non possono uscire. Presupponi che il primo mese la coppia di conigli non può generare. Passato il primo mese, ogni coppia di conigli genera un'altra coppia di conigli, che sono sempre maschi e femmina e che possono iniziare a generare a partire dal secondo mese. A gennaio abbiamo una coppia, a febbraio due coppie, a gennaio abbiamo, all'inizio tempo zero, a gennaio abbiamo una coppia. Sì. A febbraio abbiamo sempre la solita coppia, perché abbiamo detto che iniziano a procreare dal secondo mese. Al secondo mese le coppie sono due, perché c'è la prima e poi ce n'è un'altra che è stata da lei generata. Sì. Il mese successivo la coppia originaria c'è per lei, per un'altra coppia che genera, e poi invece l'altra coppia di conigli è troppo piccolina per procreare, quindi abbiamo tre coppie di conigli e così via, d'accordo? Allora Fibonacci si chiede quante coppie di conigli ci sono nel recinto passati 12 mesi? Allora, questa è la domanda del famoso problema che ha dato il via a tutta una serie di... osservazioni che sono quelle che faremo oggi a proposito appunto della sezione aurea e dei numeri di Fibonacci, perché questi numeri che vedete si chiamano appunto proprio da questo problema numeri di Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5. Esattamente, è una successione di numeri che hanno la particolarità che ogni numero è la somma dei due precedenti. Guarda per esempio il 2, 2 è la somma di 1 più 1. Il numero che viene dopo sarà la somma di 2 più 1, cioè 3. Il numero che viene dopo è 3 più 2, cioè 5, quindi mi saprai dire qual è l'altro numero. 5 più 3, 8. Ok, fantastico. Quando non andiamo più avanti che si va più sul difficile, però appunto, facendo questo conto possiamo essere in grado chiaramente di dire quanti conigli ci sono alla fine, diciamo dopo 12 mesi, perché basta fare il conto dei numeri di Fibonacci. Ma questo che cosa ci serve, Silvia? Allora, questo diciamo serve a diverse cose. Allora, innanzitutto i numeri di Fibonacci li conoscono diverse cose, diversi elementi della natura. Per esempio, torniamo al tuo ananas di prima, quello di cui mi chiedevi. Sì. Vedi che tutti gli ananas hanno una corazza, hanno una corazza che è fatta appunto di scaglie ed ogni scaglia appartiene
ad una spirale in verso orario e una spirale in verso antiorario. Sì. Allora, se noi andiamo a contare sostanzialmente su questo ananas le spire, diciamo, di una spirale, di una fila, andiamo a vedere qua che numero sono. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sì. 13 che noi non siamo andati avanti, ma se ma noi fa facciamo parte della sequenza 8 che di è l'ultimo che abbiamo fatto, 8 più 5 è 13, quindi è un altro numero di Fibonacci. Se noi scegliessimo un'altra diciamo spirale a caso, troveremo sempre numeri di Fibonacci. Poi, diciamo, la matematica la sanno anche altri frutti. Per esempio, se noi prendiamo una mela, sì, e la tagliamo qui, dai, in questo modo, vediamo che anche la mela, come si vede, non so, sì, se è meglio in questo o quest'altro, vedete, questa la mela conosce anche lei i numeri di Fibonacci, perché giustamente produce un 5 nei semini che ha, certo, all'interno. E poi, diciamo, possiamo fare molti altri esempi. Qui vedete che ne abbiamo, per esempio, un'altra cosa carina, è il fiore di zucca. Fiore di zucca, dovremmo forse avere anche un'immagine un pochino più bella, ma questa ce n'ha 1, 2, 3, 4 e 5. Eccolo, lo vedete sullo sfondo, no? Esattamente un fiore di zucca aperto. 5, sempre Fibonacci. La calla, 1, sempre Fibonacci. E qui, continuando con i fiori e con la frutta, per esempio, sappiamo benissimo che trovare un quadrifoglio è una fortuna, mentre trovare un trifoglio è una cosa di comune amministrazione. Perché il quadrifoglio non fa 4 parte della sequenza di Fibonacci. 4 è il numero di Fibonacci, 3 invece sì. E di esempi, diciamo, in realtà ce ne sono moltissimi. Anche come si dispongono le foglie lungo una pianta corrisponde a uno dei numeri di Fibonacci. Allora, ha molto a che vedere, perché, diciamo, il come si dispongono le foglie lungo una pianta ha a che vedere ovviamente col massimizzare l'irrorazione da parte della luce, no? Certo. È chiaro che bisogna far sì che più foglie possibile ricevano luce, e quindi chiaramente le foglie lungo la pianta non si mettono una sopra l'altra, ma si mettono seguendo una spirale, d'accordo? Questa spirale a un certo punto, come vedete appunto, a un certo punto girando, necessariamente se il fusto è abbastanza lungo, fa sì che una foglia si ritrova sopra la foglia corrispondente, dopo aver fatto però un numero di Fibonacci di giri. Senti, e Silvia, quindi che rapporto c'è tra il numero di Fibonacci e la sezione aurea? Allora, sono parenti molto stretti, nel senso che se voi fate il rapporto tra un numero di Fibonacci e il precedente, a mano a mano che i numeri diventano grossi, vi avvicinate sempre di più alla sezione aurea. Quindi guardiamo adesso le proporzioni della Venere del Botticelli. Prendiamo le dimensioni dall'ombelico in giù e dall'ombelico in su e vediamo che siamo ancora nel rapporto. A sinistra vedete 8, a destra vedete 5. E questo passando da altre posture, dalla mano alla testa, dalla stessa mano ai piedi, troviamo sempre lo stesso schema di proporzioni. Ma diciamo di più, questo è un compasso particolare che ad ogni estensione i tre indicatori sono sempre nella proporzione cosiddetta aurea, dove se tutto è 1, i due pezzi sono 0,618 e l'altro 0,3 complemento a 1. E qualsiasi estensione possa avere il compasso mantiene questa proporzione. Allora, adesso con questo tipo di compasso, se proviamo a misurarci le dita, troviamo queste proporzioni. Possiamo passare dall'avambraccio alla mano e, accidenti, troviamo ancora le proporzioni nel corpo umano. Quindi questo è lo schema dell'uomo vitruviano, o con queste proporzioni che voi potete leggere. Ci sono altre figure geometriche. Pensate a questa, a iscrivere questi tre triangoli per fare una forma stellata, e noi abbiamo che il lato A sta al lato B come il lato B sta al lato C, come il lato C sta al lato D. E l'uomo vitruviano è proprio iscritto in questa
struttura a stella. Se in un pentagono si costruisce una stella al suo interno, unendo tutti i vertici non adiacenti con dei segmenti, si ottiene un pentagono stellato che sembra possedere magiche proprietà. Fu Pitagora a scoprire le molteplici caratteristiche di questa figura. La somma del segmento più piccolo con il successivo forma un segmento di dimensione identica al terzo. La seconda e terza linea sommate equivalgono alla quarta. Questa è la proporzione magica della cosiddetta sezione aurea. Ma questo è solo il principio. Attraverso questa figura, i greci avevano intuito il modo per costruire il rettangolo aureo, un rettangolo che racchiudeva il segreto della perfetta proporzione. Dalla stella si può ottenere il rettangolo aureo in un'infinità di modi. È forse per questo motivo che fu scelto come simbolo della scuola pitagorica. Il rettangolo aureo è una figura straordinaria che si riproduce matematicamente una infinità di volte. Tutti i rettangoli costruiti a partire da un rettangolo aureo hanno la medesima proporzione. Questa figura ottenuta dalla generazione di rettangoli aurei contiene la spirale magica che si evolve all'infinito. Per i greci, la proporzione aurea rappresentava la legge matematica della bellezza. La si incontra infatti nelle strutture architettoniche. Il Partenone, uno dei più bei monumenti dell'antichità, contiene il rettangolo aureo molte volte. Anche le sculture venivano realizzate secondo la proporzione aurea. Ma non solo i greci furono affascinati da questo intrigante rettangolo. Esso continuò nei secoli ad ispirare architetti e pittori. La cattedrale di Notre Dame è un meraviglioso esempio di costruzione basata sulla proporzione aurea. E nel Rinascimento era conosciuto il segreto del magico rettangolo. E non solo nel Rinascimento. Ancora nella modernità ci sono architetti che si ispirano a questa proporzione per costruire importanti edifici. Possiamo ora vedere alcune foto d'autore. In questo caso il focus di questa immagine cade sulla mano, vedete a questa altezza, e non a caso, come vedete giù nella barra rossa e gialla, siamo nella divisione sempre 5-8. Quest'altra immagine ha un focus malizioso in queste gambette a X, che non è volutamente nel centro per non rendere eccessivamente statica questa immagine e non rendere eccessivamente bilanciata per creare un po' di movimento e di tensione. E se andiamo a prendere questo punto focale di centro, lo troviamo in queste proporzioni. Idem in quest'altra immagine, idem in quest'altra immagine, dove quando il fotografo distinto, perché non credo che non ha preso le misure, perché queste cose in un artista vengono con l'istinto. Quando ha preso la foto del campanello, l'ha centrata spontaneamente in questo modo. Questa è una vecchia campagna pubblicitaria, per giunta anche brutta, e la composizione tra il prato e l'automobile ripresa dal basso ha sempre le nostre proporzioni. Prendiamo l'etichetta nei negozi Apple e vediamo che sono impaginati così anche i prodotti. Anche l'ombrello, certo, anche l'ombrello ha questa forma. Prendiamo una Mont Blanc che ha questa forma. Se noi facessimo una Mont Blanc con misure differenti del cappuccino, o più corto o più lungo, vi piacerebbero ancora? Assolutamente no. Adesso
Facciamo un esercizio col compasso. Quindi organizzatevi un foglio a quadretti e facciamo questo esercizio. Partiamo da un quadrato. Tutti questi esercizi partiranno da un quadrato. A, B, C, D. Adesso, attenzione, in questo caso prendiamo la metà del lato AD come punto di riferimento, che chiamiamo la metà M come metà. Quindi avremo un lato, mezzo lato AM che sarà metà di 1, perché il lato è 1 e l'altro uguale un mezzo. Dal punto M andiamo al punto C col compasso e ci allarghiamo fino a questo punto, che chiamiamo F. Allora, questo è il lato che abbiamo dato 1, lo vedete. Il lato minore di questo triangolino è un mezzo. Quindi noi conosciamo il lato MD per il teorema di Pitagora, che dice che il quadrato costruito su MD è uguale al quadrato costruito su CD più il quadrato costruito su MD. Allora, togliamo i quadrati, uguale alle radici quadrate di, e vediamo, quindi MC sarà uguale alla radice quadrata di, il quadrato costruito su 1, per il quadrato costruito su un mezzo, che vuol dire che questo diventa un quarto, 1 per 1 resta 1, quindi il denominatore comune è 4, quindi abbiamo 5 quarti, radice di 4 è 2, e la radice di 5 resta la radice di 5, che noi conosciamo, l'abbiamo già incontrata nel nostro cammino. Adesso, se io dico MC, l'abbiamo tirato noi, uguale a MF. Quindi AM più MF è il lato maggiore di questo rettangolo che vedete sopra. AF sappiamo che è uguale a MC più AM, che sappiamo essere uguale a un mezzo. Quindi AF è uguale a questo un mezzo più quello che abbiamo trovato prima, radice di 5 diviso 2. E ci ritroviamo perché abbiamo sempre il 2,23 che è radice di 5 più 1 che fa 3 diviso 1 che è il nostro 1,618 che conosciamo benissimo. Quindi vi faccio questi conteggi per farvi vedere che c'è un destino matematico comune in ognuna di queste rappresentazioni. Cosa succede? Prendo il compasso sul lato minore e viene fuori un quadrato. Questo quadrato scritto con lato minore dentro il rettangolo aureo stacca un altro rettangolo, questo piccolino orizzontale, che anche lui è aureo, e anche lui ha le stesse proporzioni. Quindi alla fine la regola è che tutto il rettangolone A sta a questo quadrato B, parlo di superfici, come B sta a C. E qui possiamo andare avanti all'infinito, come il tutto sta alla parte, come la parte e come era nel calcolo sta a questo 0, dove quando dico che cosa è A, è la parte più quest'altra parte, questo è 1, questo è 0,6 e quindi viene ancora 1,6. Qui vedete l'esercizio fatto col compasso, vado via veloce perché è ovvio. Guardate che ho queste superfici in proporzione. Quella totale sta a questa che vedete che ho chiamato 2, come a 2 sta a quest'altra che si staglia, che è il 3, e via dicendo, sempre con le stesse proporzioni. Ecco, queste proporzioni adesso gli infiliamo dentro il partenone e quadra perfettamente. Ma anche il tetto del partenone è così, quindi anche la superficie vista da lato, il partenone, è un rettangolo aureo. O se guardiamo l'ultima cena, se guardiamo il volto della Gioconda o altri dipinti, entriamo in queste proporzioni, in queste vicende estetiche.
Guardando l'altezza della piramide di Cheope e la larghezza, vediamo che c'è un rapporto tra altezza e larghezza di 1,58 che è vicino a 1,618. Ora questo non deve farsi venire in mente cose strane sulla piramide, anche perché questo dato 1,58 non è tanto un volersi approssimare al rapporto aureo, ma se prendete la sabbia e la fate cadere in questo modo dall'alto in basso, si formerà automaticamente una piramide. Questa piramide ha un rapporto base-altezza in funzione della massa dei granelli di sabbia, che hanno sempre questa proporzione. Allora, nella cultura di quei popoli esposti al deserto e alla sabbia, questo rapporto 1,58 era entrato nel DNA, nella cultura estetica, e la piramide era disegnata con questi vincoli estetici di proporzione. Questo è Notre Dame, che vedete che sta nel nostro schema 5-8. Questo è l'ultima grande opera di Le Corbusier, ma questo è una confezione, un cellulare, è la carta di credito che voi avete. Se analizzate quadri e fotografie d'autore, vi trovate in queste vicende di racconto. Guardate questa pubblicità, Lavazza come entra nel rettangolo aureo e nella sua divisione con la tazza appoggiata in questo punto focale, in tutta altezza la caffettiera, gli spazi in proporzione e abbiamo un'immagine perfetta. Anche non crediate che le ciliegie, che questi pomodorini ciliegia siano casualmente caduti, no, la sensibilità dell'artista, del fotografo, li ha disposti e non ha fatto nessuno schema di questi, siamo noi che abbiamo studiato che vi diamo questo schema. Lui sarà arrivato ad istinto a lavorarci sopra. Ebbene, io faccio il pittore, faccio il pittore, io dipingo, o per piacere, devo raccontarvi, dipingo da quando ero ragazzino. Oh, e a queste proporzioni ci ho arrivato con l'istinto, nessuno me l'aveva spiegato, le ho scoperte dopo, sono andato dopo a vedere le proporzioni dei miei quadri, quindi ve li mostro senza dirvelo qui dentro, ma ecco che questi sono patrimoni dell'istinto dell'artista che lavora e che noi stiamo solo razionalizzando. Anche per esempio il marchio Apple. O il designer, questa è una sedia d'autore, vedete che è iscritta nel rettangolo aureo in una certa logica. Un'altra sedia di un altro autore completamente diverso, anche questa è iscritta. Oppure i dati di un faccino, di un sorriso, sono tutti dentro questa categoria. Persino un paio di scarpe eleganti sono in queste proporzioni, base ed altezza siamo sempre 5-8. Poi certo se io voglio andare in giro col tacco 12 per sembrare più alta, esco da questo schema. Prendiamo ora un libro come esempio, come è impaginato. Certo un libro importante, il cui editore sia sensibile all'estetica, non certo dei ciclostili dove cercano di fare economia di carta, e quindi tutto è ammassato, denso e orrendo alla vista. Il rettangolo che abbiamo creato dalle due pagine del libro, dal libro aperto, lo possiamo dividere, dividendo metà, in due sottorettangoli. Tracciamo a questo punto le diagonali del rettangolo grande e del rettangolo piccolo e partendo da questo punto di biforcazione della diagonale grande e della diagonale piccola, appunto al lato superiore, ritorno sull'altra diagonale, a questo punto, su questa intersezione,
faccio correre i testi e c'è un rettangolo. Come sarà questo rettangolo? E avrà le meravigliose proporzioni che ci siamo raccontati fino adesso. Avrà delle caratteristiche interessanti, perché questo spazio qua che vedete, dal centro alla pagina, è un nono della larghezza di tutta la pagina, della carta della pagina. Così anche l'altezza di questo spazio, sopra tra il testo e la fine della pagina, sarà un nono di tutta l'altezza della pagina. Questo punto C che qui vedete è la metà del punto D. E il lato maggiore del testo è uguale alla larghezza minore della pagina. Quindi vedete E, per intendersi testo, che è uguale alla larghezza minore della pagina. Abbiamo quindi un sistema dove tutte le dimensioni che l'occhio percepisce sono legate da una connessione di relazioni sempre uguali. Così vedete che anche come proporzioni, siamo sempre, vediamo che questo quadrato se questo x, questo è il quadrato di x, e vedete le proporzioni sempre col nostro schema. Ma anche le mutande hanno un'estensione come rettangolo aureo? Beh, assolutamente no, non ha senso questa cosa. Allora perché ve la mostro? Per spiegarvi che ci sono molti casi in cui queste cose sono assolutamente un gioco dei numeri, un gioco casuale. Le mutande entrano in questa struttura, nessuno ha voluto disegnare le mutande in questo modo, è solo un caso. Quindi prendiamone le distanze e analizziamo con attenzione solo i rapporti importanti tra i numeri. Allora riprendiamo il ragionamento che abbiamo visto con Fibonacci quando vi ho mostrato l'ananas, abbiamo mostrato il cavolfiore, abbiamo mostrato come certi numeri, se prendiamo delle sequenze, facciamo no, noi il conto, se facciamo la somma 0 più 1, 1, poi 1 più 1, 2, poi 1 più 2, 3, 2 più 3, 5, 3 più 5, 8, 5 più 8, 13, vi ho mostrato quella serie che sarà un tormentone e lo troveremo spessissimo in tanti eventi della natura, l'abbiamo visto nei cicloni, l'abbiamo visto nei molluschi, e questo sistema, che qui vedete nel mollusco, nella chiocciola, in questo sistema, nel cavolfiore, ha la caratteristica che se io divido un numero per il precedente, come vi ho detto all'inizio, ottengo sempre questo 1,6 e vado avanti a ottenere una serie di numeri, vedete, provo a fare sempre questa divisione, e mi avvicino sempre di più al nostro 1,618. Che relazione c'è tra il rettangolo aureo che abbiamo visto prima e Fibonacci, i numeri di Fibonacci? Se questi numeri noi li prendiamo come il lato del quadrato che forma il famoso rettangolo, come visto nelle primissime tavole, ecco, vediamo che si compone un rettangolo che ha ancora la prodigiosa formula del rettangolo aureo con relazione tra lato maggiore e lato minore di 1, 6, 1 e via di seguito. Che cosa troviamo come figure geometriche, come figure della natura, in questi ambiti? Vi ho mostrato prima tantissime forme, ma anche immagine della fotografia importante o anche dell'anatomia. Possiamo arrivare da un orecchio, un close-up pato,
a un quadro, vedere come queste forme, questa è una pubblicità, entrano nell'istinto del pubblicitario, del fotografo, e hanno una caratteristica numerica, matematica ben precisa, persino a livello di musica. Possiamo dare questi numeri al ritmo della musica. Non è solo il rettangolo aureo ad avere un blasone, un'importanza. Adesso vi mostro il rettangolo radice di 2, che è quello della carta da lettera, che era quello che all'inizio, quando vi ho mostrato, vi piace l'1, 2, 3 o il 4, erano i due centrali, era uno l'aureo e l'altro il quadrato di 2. Parto per fare un raffronto visivo dal nostro aureo, che già conoscete, dove poi si compasso a metà del quadrato di riferimento, ho collegato con l'angolo del quadrato, ho portato giù in basso e questo è diventato il rettangolo che ha il rapporto tra lato maggiore e lato minore di 1,618 e l'abbiamo schematizzato in 8 quinti. Invece, quello che voglio presentare adesso, che è il rettangolo radice di 2, prende lo stesso quadrato, ma mette il compasso qui sulla non a metà della base, ma su uno spigolo della base del quadrato. Quindi si forma questa figura che vedete leggermente più corta. Allora, se questa è la diagonale del quadrato di lato 1, sappiamo dalla geometria che la diagonale del quadrato di lato 1 è un numero preciso che è radice di 2. Quindi noi abbiamo un rettangolo dove è un lato è 1, l'altro lato, vedete, questo proiettato è radice di 2. Il rapporto è sempre un numero irrazionale perché radice di 2 lo è e quindi va avanti a cascata, è 1,414 invece di 1,618. Questo quadrato che vedete qui in bianco rispetto a quello sopra, questo quadrato che abbiamo chiamato radice di 2 è l'87% del quadrato aureo. Ha però i suoi vantaggi. Quali sono i vantaggi? Che dividendolo in 2, cosa che si può fare senza uno strumento di calcolo, senza un righello, basta prendere un foglio di carta e dividerlo in 2, si formano altri due rettangoli che hanno la stessa caratteristica, sono altri due rettangoli radice di 2. Questo è molto pratico per il maneggio della carta, delle cartiere. Quindi il rettangolo maggiore ha un rapporto lato maggiore, che è radice di 2, lato minore che è 1, quindi è radice di 2 fratto 1, quindi radice di 2. Prendendo l'altro che ha come lato minore metà di radice di 2, radice 2 diviso 2, e come lato maggiore 1, il suo rapporto sarà 1 fratto radice di 2 diviso 2, quindi 1 moltiplicato l'inverso, 2 per radice di 2. Moltiplicando il numeratore e il denominatore per radice di 2, avremo 2 per radice di 2 diviso 2, quindi radice di 2. E siamo sempre con la stessa proporzione. Ed è il vantaggio di chi maneggia carta stampata. Questo, vedete, è il foglio di carta stampata dove io divido in due la mia carta stampata e ottengo un foglio più piccolo che ha le stesse caratteristiche. Vedete, questo è un foglio di carta dove abbiamo preso la diagonale, famosa radice di 2, l'abbiamo spostata sul lato, abbiamo fatto un rettangolo. Lo dividiamo in due, dal celeste al violaceo, e otteniamo sempre rapporti di 1,4, 1,4, 2. Ecco, questa è la carta che esce dalla bobina, dove
formato a 0, formato a 2, formato a 3, formato a 4, che è quello della nostra carta da lettere, formato a 5, che è mezza carta da lettere, e via dicendo. Chi adopera il rettangolo aureo? Ho anche alcuni fotografi, anche alcune illustrazioni, questo lo troviamo molto interessante. Allora, adesso facciamo un altro passo laterale. Rettangolo aureo, 1,6. 1,8, rettangolo radice da 2, 1,4, 1,4. Facciamo una media, cerchiamo una media. E una media pratica è 1,5 tra 1,6 e 1,4. E cos'era 1,5? Era il famoso rapporto 24-36 della pellicola, di quando la fotografia si faceva con la macchina fotografica attraverso una pellicola come sensore, come supporto. Oggi non abbiamo più la pellicola con questo formato, però è rimasto un po' questo formato nella cultura della fotografia, negli scatti, negli anziani scatti fotografici di qualche generazione fa e anche di chi si mette. E a me spesso capita, scegliendo un formato, mi viene ho voglia di riprendere questo formato della macchina fotografica. Passiamo adesso alle televisioni. Cosa scopriamo? Che la televisione aveva un vecchio formato 1,33 che poi è andato ingrandendosi e adesso mi interessa relativamente, ma è solo interessante capire che quando non c'è più stato il tubo catodico, allora si è detto bene, utilizziamo il rapporto aureo 1,618. Il giorno dopo si è cominciato a fare concorrenza facendolo più grande e cercando di farlo più largo ed è diventato importante il rapporto 16 noni. Poi saranno i cellulari un po' a creare questa cultura. Vedrete che ci fonderemo tutti in una specie di globalizzazione del segno con questi strumenti che abbiamo in tasca come il cellulare. Devo dire, per concludere questa prima importante parte, che la sessione aurea è una delle possibili regole compositive, non la regola compositiva, è un aiuto. Oh, ma non voglio che rappresenti per voi un limite e un vincolo. Potete preferire altri schemi, specialmente in piena modernità. Ho fatto l'esempio e lo stimolo della televisione per dire che i formati tenderanno a essere più lunghi. A volte parlo da pittore, ci sono dei formati come il formato quadrato, che mi rappresenta un focus preciso su una cosa, e io immagino che per un architetto possa essere forse più pratico a inserirlo in un certo spazio. E poi per altri ragionamenti e altri pensieri ho formato questo 16 noni e forse addirittura a 2-1, che mi intriga per un'azione, per qualcosa che l'occhio non riesce a prendere completamente, perché l'occhio non è abituato a un formato 2-1, fa fatica anche con un 16 noni, però stimola. Stimola sicuramente. Seconda parte, entriamo nel merito dei segni grafici. Segni e masse, linee e masse che occupano uno spazio visivo. Creeranno delle tensioni, delle minime tensioni che percepibili dalla vostra sensibilità applicandovi a questi esercizi. Molti non riusciranno a cogliere in prima approssimazione subito queste tensioni. È come se le curve, le linee e le masse cercassero di muoversi soffrendo di essere imbrigliati o cercando spazi. E questa tensione la dobbiamo giocare a favore del piacere estetico e del nostro racconto visivo. Detto questo, partiamo dicendo che le immagini in genere sono dei segni che esprimono delle cose con grandiosa, poderosa sintesi. Il dono della sintesi è alla base della capacità espressiva. Non siamo nel secolo del barocco, quindi abbiamo dei codici artistici contemporanei diversi. Queste sintesi trasferiscono immediatamente
emozione, devono essere sintesi finalizzate a questo passaggio di emozioni. Allora, questo che vi chiedo è di togliere la ridondanza dalle vostre espressioni artistiche, dalle vostre immaginazioni e dalle vostre fotografie. Quindi, quello che vi chiedo è un'attenzione alla grafica e comportarvi con pulizia grafica. Togliere, tagliare, evitare, sintetizzare. Questo meraviglioso lavoro di ricerca che fa il vostro pensiero nel cercare sintesi. E siccome vi dico la sintesi sarà un segno che sarà un segno chiave, importantissimo. E questa capacità di cogliere questo segno è la cifra del vostro talento. Adesso, prima di procedere, devo passare da un altro punto saliente, un po' noioso, tecnico, che è la percezione. Percezione dove c'è una scuola precisa che è la Gestalt Theory. E andiamo a parlare un po' della Gestalt Theory. Prima cosa che ci diciamo è che il nostro occhio è un po' come uno scanner. Nella fattispecie oculare parte dal centro l'immagine e prende tutto il campo visivo. Quindi come una scansione, di solito siamo abituati a leggere da sinistra a destra, e dall'altro in basso, se fossimo arabi o giapponesi avremmo altre regole, e questo influenza l'approccio visivo. Queste informazioni entreranno poi nel vostro database, nella memoria. Ecco, vi ho distratti un po' apposta. Cosa avete visto? Cos'era quell'immagine gialla? Che cosa ricordate? Provate a Vi ho fatto vedere un nanosecondo, ma spesso la percezione è velocissima. Ritorniamo indietro un attimo. Ecco, adesso l'avete visto con più attenzione. Vi ho anche detto, occhio, guarda, non perdere quello che vedete. Ecco, che cosa è successo? Vedete, qui sotto è la curva di scansione che probabilmente avrete fatto, dove in prima battuta vedete il poveretto, in seconda battuta cogliete, il muro che c'è dietro, e se vi lascio a lungo, leggete anche qualche scritta. Vedete, è questo Caravaggio, percorso visivo del vostro occhio, di questo scanner che avete nel cervello, entra, capisce che c'è una cosa particolare che è la simmetria, mette a fuoco la simmetria, mette a fuoco l'equilibrio che è dato dalla parte superiore e la parte inferiore. Lo legge come armonia e come sorpresa, perché non è che trovate spesso quadri, specialmente di quel periodo, con visioni speculari. E questo instaura un rapporto di interesse, di piacere, di seduzione. Ecco che così si racconta, si conclude questo racconto visivo e voi formate un giudizio. Altra regola che ci diamo, ciò che è più contrastato impatta maggiormente. Sto dicendo delle cose ovvie, è chiaro che bianco su nero impatta più di grigio su nero. Ciò che è più geometrico impatta di più sul resto, a condizione di non esagerare nei segni e quindi di non dare troppa ridondanza, che alla fine non viene fuori niente. Siccome vi ho detto che la nostra lettura occidentale è da sinistra a destra, allora tutto quello che deve darmi un senso di dinamismo, quando io vi ho detto dobbiamo poi fare l'esercizio di cogliere delle micro
microtensioni, ecco che un signore che corre è già una tensione forte, non è una microtensione, è una grande tensione perché la massa corporea è in movimento di corsa, quindi sta correndo nella direzione voluta. Ecco che di solito è meglio che questi movimenti siano da sinistra a destra piuttosto che il contrario. Uno studio importante e definitivo è stato fatto all'inizio del secolo scorso in Germania dalla Gestalt Theory, che Gestalt vuol dire configurazione in tedesco e quindi questo spiega già un po' l'insieme della materia. Attenzione, leggiamo le forme non attraverso una somma analitica dei singoli componenti dell'immagine, ma come insieme. Se qualcuno vuole analizzare e vedere un lavoro e comincia a fare la somma delle specifiche componenti, è una prova chiara, netta, cartesiana, che ha fatto le serali dell'estetica, che non ha studiato e che parla senza aver studiato, ed è sempre una cosa deprecabile, perché il silenzio è dignitoso, parlare senza conoscere non lo è. Bene, allora facciamo un altro passettino e risottolineo l'importanza di quello che ho detto un attimo fa. Tutto è per il nostro sistema percettivo diverso dalla somma delle parti. Quello che noi percepiamo è un insieme, non una sommatoria. Prima regola, la semplicità vince. Percepiamo meglio, evidentemente, ciò che è più semplice, ciò che è più conosciuto. Voi non avete nessuna difficoltà a leggere una E in questi che sono tre segni. Se lo faccio a uno studente giapponese, non è così semplice, perché non ha la E nel suo immaginario. Tutto quello che è più immediato, qui c'è una linea precisa, un'onda che voi vedete, o addirittura la lampadina che si forma. Raggruppiamo le immagini per similitudine o per vicinanza o per simmetria. Seconda regola importante. Esiste un cosiddetto destino comune. L'occhio immagina quello che si sta disegnando, quindi dà una continuità. Queste non sono un insieme di sbarrette rosse, ma sono un unicum, un'unica linea rossa che c'è dietro a delle linee verticali. Si percepisce come unità l'insieme di linee che tendono alla chiusura, di linee chiuse. Qui vedete un rettangolo e facciamo questo esercizio. Prendiamo questo capolavoro di Giotto, dove è evidente che il pittore vuole raccontarci una storia di un San Francesco che dialoga con gli uccellini. Quindi c'è un focus per farci capire, guarda che questo signore sta parlando con questi animaletti che ci sono qui sotto. E queste forme che si rendono chiuse, vedete un po' la linea curva di San Francesco, un po' aggobbito, non aggobbito perché è vecchio, ma per portare l'attenzione agli uccellini, l'albero che chiude dall'altra parte, il profilo del monte che chiude e dà una terza chiusura, questo uccellino che fa da freccia e dice, guarda, guarda, guarda qui sotto, è fatto anche a freccia, ecco, magari c'è anche lo sguardo del frate a sinistra che guarda anche lui. Vedete che in questo modo si compie la perfetta percezione di quello che stiamo facendo. Io adesso facciamo un dispetto a Giotto. Proviamo a fare gli togliamo la postura inclinata del povero San Francesco. Togliamo l'albero inclinato dall'altra parte, lo raddrizziamo, cancelliamo il monte. Ecco, e evitando tutte queste cose, è chiaro che la percezione di quello che sta succedendo con intimità e con sensibilità svanisce.
Regola della pregnanza. Leggiamo figure anche non definite se presente nel nostro immaginario. Le vedete un quadrato, un triangolo e siamo in questo contesto. Vedete il simbolo di Carrefour dove c'è una C racchiusa in uno sfondo un po' rosso a sinistra e blu dall'altra parte. Può sembrare una strana freccia. E io ho capito che era Carrefour, che questa è una C di Carrefour a stento, ecco, studiando la nostra materia, passando al supermercato, non ero riuscito ad arrivare a questa raffinata percezione. Conseguenze delle cose che vi ho raccontato è che ci possono essere inganni visivi. Questa che vedete prima in alto a sinistra è una lepre e un uccello. Questo elefante quante zampe ha? Perché l'inganno è dato da questa zampa che si crea arbitrariamente. Queste gambette sono di maschietto e di femminucce, di ballerino e di ballerine. E questa signorina. Quante dita ha? Io qui ne ho contate 4 chiuse, una in bocca e manca ancora il pollice. Allora, attenzione, alcuni segni influenzano quelli vicini. Questi due segmenti sono uguali, ma questo sembra più lungo, quello di sinistra sembra più lungo dell'altro, perché il gioco delle frecce condiziona così anche. Se mettiamo questi elementi fatti un po' a scala, sembra che questa linea di sotto sia più corta, questo segmento sopra, invece è solo l'occhio che fa questi scherzi. Qui abbiamo solo linee rette, non c'è nessuna linea curva, eppure l'occhio percepisce delle linee curve. Questo pavimento della stanza. A righe orizzontali ci fa credere la stanza più larga che lunga, e questo viceversa. Così se siete magri potete indossare abiti a righe orizzontali, cosa sconsigliabile se siete in dieta. Allora, abbiamo detto, riprendiamo il nostro discorso, anzi lo iniziamo adesso, abbiamo fatto questa la prima parte che era legata a una premessa. Le linee entrano nel nostro campo visivo, come in questo caso, ma danno una tensione. Io vi ho dato un suggerimento, quindi sono un po' scorretto, perché se vi domando, questa linea si sta muovendo, percepite che sta un po' uscendo dalla figura, e sicuramente questa linea. Lasciando perdere che non sentite questa vibrazione, ma definisce le masse, quelle di destra e quelle di sinistra. E questo vorrà dire qualcosa nella mente di chi l'ha disegnata. Quindi ciascuna linea implica una forza che poi finisce con essere una direzione che la linea vorrebbe assumere. Adesso io antropomorfizzo il segno grafico per rendere più didattica la vicenda, come se fossero soldatini, esseri umani che si muovono. Ma questo mi dà un senso vivo alla forma, mi dà una tensione, perché questo quadro di Kandinsky, nella sua stravolgente semplicità, ha ragione di esistere e di essere interessante nella sua visione. Le linee non è che le dobbiamo sempre vedere, perché sono anche immaginate molto bene attraverso i colori. Se ho un fondo del cielo e un prato, questa è una sicura linea orizzontale e questa è una linea che non può essere verticale perché sarebbe una croce e metterebbe tutto in modo molto statico il discorso. Le due signore camminano. E vedete anche che questo gioco delle masse, ne parleremo dopo, non è questa la lezione sulle masse, ma vedete che ci sono queste due masse essenziali di cielo e di prato.
Queste due signore che camminano e non cercano grandi contrasti negli abiti, ma anzi, un abito è del colore della in nuance col campo, l'altro deve contrastarsi e quindi prende un'aria neutra. Cioè, non entro in un nuovo colore, per carità, che creo altre associazioni, non lo faccio, quindi sto su un colore abbastanza chiaro. E l'ombrellino mi mette in ombra la signora di sopra, vedete qua, che ha toni scuri come il cielo. Quindi con una massa scura e una massa chiara colorata, a una linea un po' in diagonale, creo già le premesse del ritmo del mio racconto. Linee. Allora vi parlerò di alcune interpretazioni di Kandinsky. Kandinsky, sapete che è il primo statista. Il primo suo quadro è dell'11, poi insegna a Bauhaus, che è una scuola importantissima del 22. Quindi stiamo parlando di racconti, lezioni di quasi 100 anni fa. Non c'è una spiegazione scientifica, non la dà Kandinsky, la dà delle sue sensazioni, non è un neuroscienziato. Oggi è un neuroscienziato. Ci direbbe delle cose più precise. Quando aggiornerò queste cose, le aggiornerò col contributo della neuroscienza. Per adesso vi porto le cose che raccontava Kandinsky nelle sue lezioni. La linea orizzontale è una linea statica, ferma, stabile. E qui tutto può appoggiarsi perché non c'è tensione. Lui per questo lo chiama linea fredda, è una sua denominazione. Quella verticale esprime o la gravità, se sprofonda, o se vi dà un senso di leggerezza, di lievitazione. È una linea fatalmente diversa dalla situazione psicologica di tensione che abbiamo visto nell'orizzontale, perché questa si muoverà e tenderà a contrapporsi all'orizzontale. La diagonale esprime grande dinamicità. Ce ne sono due, una dal basso o sinistro, l'altra a destra e viceversa. La prima è più dinamica, è più importante, è più vitale nel racconto, secondo Kandinsky, ma lo troviamo se facciamo un'analisi sistematica, statistica, delle opere d'arte, delle opere fotografiche. E le troviamo persino nei segni dei primitivi che non avevano ancora la scrittura. Esprime questa cosa dinamicità e instabilità e tende a muoversi. Vedremo poi come. Facciamo qualche esempio. Cosa intendo per linea orizzontale? Vedete com'è statico, com'è tranquillo questo paesaggio. Verticale, vedete. Quello che succede nella danza, vedete questa immagine un po' strana che non sappiamo, che è un po' inquietante e l'abbiamo cercata proprio per spiegarvi che cosa intendeva questa Kandinsky per la linea verticale. Poi vediamo questa immagine, l'uso del diagonale. Ecco che se io vi mostro questa immagine, voi leggete equilibrio, ma non c'è niente di casuale nel riportare quell'equilibrio, perché se io decidessi di togliere questo dosso, l'immagine perderebbe peso a sinistra e mi cadrebbe a destra, mi cadrebbe, percepite che non abbiamo messo una bilancia sotto, ma è l'immagine che tenderebbe a essere più pesante, quindi meno armonica a destra. Così recupero equilibrio. Allora posso anche scherzarci un po' su. Questa figura verticale, a parte l'evidente disagio dell'espressione della ragazza, mostra insoddisfazione nella pesca, sicuramente. La postura della ragazza è molto chiaro nel dare il senso della sua depressione. Però è proprio questa immagine a fuoco,
o precisa, verticale, sullo sfondo un po' annebbiato, che svanisce volutamente. Perché volutamente? Per non far confusione di segni, per quello che ho chiesto all'inizio, sintesi, sintesi, sintesi. Ed è questo, sfumare le immagini, metterle fuori a fuoco, lasciare i colori un po' vaghi per togliere dal primo piano e avere un piano solo a disposizione. Attenzione, ripeto, non sto dicendo un pensiero scientifico, sto riportando il parere di un maestro. Ed è interessante il discorso che fa Kandinsky sulla diagonale. Dice che dà movimento e questo movimento tende a farla, c'è questa microtensione, per cui questo segno in diagonale tenderà a alzarsi, andare là dove forse può colpire, andare verso il bordo superiore, fin quando arriva al bordo superiore e questo cambia tutto perché questa tensione si ferma, è arrivata. Non c'è più tensione del movimento all'arrivo, è arrivata. Sto antropomorfizzando che cosa fa la signora, il signor segmento, per farvi capire, perché è un fatto didattico, non è che abbiano un'anima. E quindi dice la linea, dice Kandinsky, la linea urta contro il margine e così perde immediatamente la sua tensione verso l'alto, mentre la tensione verso il basso aumenta e diventa persino morbosa. Quindi questo esagera. Però io già qui con queste due immagini, sinistra e destra, posso dirvi, secondo voi, chi sale e chi scende nell'immagine? Quasi sempre mi rispondete, a sinistra stanno scendendo dalla montagna, a destra stanno salendo dalla montagna. E questo mi fa, come lo provo sempre in classe, capisco che ho un database statisticamente significativo e posso quindi dire che il pensiero di Kandinsky è corretto, c'è una diagonale che lui chiama armonica dal basso a sinistra all'alto a destra che dà più vitalità. Qualcuno può dire che siamo abituati dalla scrittura a usare, utilizzare, scrittura si scrive normalmente con la mano destra e quindi il movimento, che noi, il movimento della scrittura da sinistra verso destra porta a questa scelta. Ma io credo che sia più legato al braccio destro che entra in azione, non alla scrittura. Perché se andiamo a vedere, come vi dicevo, i graffiti nelle caverne dall'uomo preistorico, troviamo sempre questo slancio. Troviamo ogni 10 slanci dall'alto a sinistra, al basso a destra, ne troviamo 50 che sono dal basso a sinistra, in alto a destra, perché se il vostro braccio destro deve fare un segno, è chiaro che fa questo movimento che parte da dov'è e tira su. Non è che parte se voi in quest'altra col braccio sinistro sarebbe diverso. Allora, se io provo anche a fare queste domande, quale di queste due penne preferite? E di solito mi preferiscono questa penna e si può andare avanti. Adesso io vi mostro delle immagini scelte tra il repertorio di fotografie e di quadri, dove vedete che c'è sempre, c'è spessissimo con un grande margine sull'altra diagonale, l'uso di questa diagonale di Kandinsky, che possiamo notare anche nei colori, non c'è bisogno di tirare dei segmenti. Adesso arrivo al movimento. Per quanto riguarda il movimento, che vedete in questa, che è legata a un fatto semantico di questo è un velo che è sospeso nell'aria, quindi vuol dire che la ragazza sta correndo, non ha niente a che vedere con le cose che ho detto. Quello che volevo invece sottolineare è che ha bisogno di spazio tutt'attorno. Queste matite, che sono una pubblicità per le matite, sono raggruppate con i loro colori
in modo artistico le scelte, ma gode questa immagine del grandissimo spazio nero che ha alla sua destra, perché nel vostro immaginario si muove, c'è questo movimento, c'è questa tensione verso destra. Se io ve la togliessi, guardate anche questo gatto che ha questo spazio davanti, se io togliessi questo spazio, tutta questa immagine si banalizzerebbe, perché la tensione è che cosa sta guardando, che cosa sta vedendo, lo spazio e il movimento che vi porta a esplorare quello spazio, si perderebbe banalmente. Il silenzio, il buco, il vuoto d'immagine, è come il silenzio nella musica, come il silenzio a teatro, in una scena, in un dialogo, due attori restano fermi. C'è un momento in cui si guardano negli occhi e non parlano. Questo è un momento drammatico, anche se non c'è parola. Parliamo ora del ritmo. Cos'è? Intendo per ritmo possono essere dei segni regolari che sono esposti in modo simmetrico, oppure possono essere sempre segni regolari ma esposti in modo non simmetrico, come in questo caso, che troviamo in tante opere d'arte, oppure come semplice senso di fluido. Il ritmo è quello musica. Adesso vi mostro un esempio in cui le linee di questa finta fotografia, perché la vera fotografia d'autore viene dopo, è una fotografia che io ho modificato per fare questa considerazione. Quando è eccessivo, qui vedete del ritmo perché abbiamo questi movimenti, queste specie di bow window che creano questi archi poi sono sottolineati da queste ombre. Ecco che questo è eccessivo, è una specie di carta da parati, può essere una cosa, uno sfondo, ma non è, fate fatica a cogliere un po' per eccesso di simmetria che dà un po' di noia a questa immagine. Ma se io qui inserisco una persona per caso che è lì per sbattere un tappeto, ecco che già questo piccolo particolare, che non è il protagonista della foto, resta il palazzo il protagonista della foto, ma la foto è meno stucchevole. Prima era un po' troppo dolce, un po' troppo di maniera, un po' troppo equilibrata, una facile armonia. Ecco, adesso diventa più interessante perché tutto questo gioco delle linee a un certo momento si spezza un attimo col tipo. Vedete, queste sono esempio di fotografia di ritmo, dove solo il faccino ha un colore, il resto è bianco e prende una linea, una famosa, anche questa è la famosa diagonale di Kandinsky. Qui queste linee sono un po' verticali, queste persone le verticalizziamo con questi abiti bianchi. Ecco che questa bambina con questo faccino che esce dal gruppo dà un segnale dinamico a quello che state vedendo. Qui disturbiamo Pier Della Francesca per una cosa che a me personalmente non piace molto, perché c'è eccessiva simmetria e tutto diventa una visione un po' noiosa, prevedibile, non abbiamo sorpresa. Così se io devo fare una grafica con dei vetrini, con delle immagini e voglio essere, dal punto di vista della commissione pubblicitaria, dal punto di vista estetico, un po' stimolante, devo cercare di perdere un po' queste simmetrie strette per non annoiare. L'occhio ha le sue tensioni. Qui in questa immagine è tutto ben costruito perché abbiamo la tensione delle ombre, già i rami sono
uno spettacolo drammatico, tutto converge in un punto centrale e tutte queste ombre sono linee curve che accompagnano lo sguardo al bersaglio. Qui vi avevo parlato nelle pagine sulla Gestalt del destino comune, dove ci si immaginano certe cose. L'immagine di sinistra è modificata apposta rispetto all'immagine premiata, la foto premiata che è quella di destra, dove vedete che il ruolo della palma dà un maggior equilibrio e mi porta direttamente lo sguardo sulla parte inferiore. Senza la palma, questa fotografia diventa statica, si siede. Adesso passiamo alle linee curve. Le linee curve sono delle linee, sono come le rette che hanno due punti di riferimento, uno di partenza, uno d'arrivo. E la curva ha un terzo riferimento che prende una strada seguendo un certo raggio, poi improvvisamente cambia raggio e ne segue un altro, poi ne cambia ancora e ne segue un altro. Quindi come fa un computer a disegnare una curva, una linea curva? A disposizione non più un punto di partenza, un punto d'arrivo come in un segmento, ma anche a disposizione un terzo punto di riferimento che è il raggio. Allora, noi che cosa possiamo dire? Mentre la retta esprime virilità e fierezza, le linee curve sono più femminili. Mi danno un senso anche di maggior perfezione fino a un senso di infinito. Una linea curva denota morbidezza, denota, è prima percezione che viene alla mente e allargando, approfondendo questa percezione, connota in modo più approfondito femminilità. È anche un segno forte della natura, la natura ha linee curve. Ritmo con le linee curve, vedete che è più morbido di quei ritmi che abbiamo visto con linee rette, vediamo. Apoteosi dei colori, vediamo come la fotografia. Adesso non voglio parlare di fotografia, non voglio parlare di pittura, ma restiamo sui segni. Il nostro corpo umano è fatto di linee curve, quindi l'abbigliamento, ma anche la fantasia. Se vogliamo immaginare, antropomorfizzare la fantasia, la vediamo linee curve. Il mondo femminile è affollato di linee curve, guardate la cosmesi, e anche quello dei bambini della prima infanzia, linee curve, perché affollano l'armonia, affollano l'istinto e raccontano anche attraverso un altro elemento che è il chiaro e scuro, e quanto è premuta la matita sulla carta. L'occhio, quando analizza, quando guarda, esprime dei percorsi curvilinei. Tutta l'arte, dalla più antica, Stonehenge, addirittura, che non è un'espressione artistica, è un osservatorio, hanno linee curve. Voglio dire che mentre il cerchio mi dà un discorso, scusate, di armonia, di equilibrio e anche di dinamismo, il quadrato, che è un'immagine molto in equilibrio perché ha quattro lati che sono solo uguali, quindi non può che essere statico e in equilibrio. Il quadrato è rispetto al cerchio statico. Cosa vuol dire? Che queste mini tensioni, il quadrato proprio si ferma, mentre il cerchio, la circonferenza è qualcosa che è ancora in divenire. Adesso cerchiamo di leggere le masse.
E per farla semplice, per dedicare solo 2 minuti a questa chiacchierata, vi do una metafora. Facciamo finta che siano dei soldati che combattono, quello bianco contro quello nero, contro quello verde. Ecco che tra questi due, quello di sinistra e quello di destra, vedete che c'è un combattimento e stanno combattendo perché sono quasi in equilibrio. Quello rosso ha una maggiore estensione e sentite, e poi ha una rendita di posizione, sta coprendo il verde. Ma basterebbe cambiare i colori e portare rosso a nero, e allora è già incombente. Ecco, abbiamo aggiunto oltre alla massa la dimensione anche il segno colore, e quindi il verde sta per essere fagocitato dal nero. Allora voi fatevi la domanda: chi domina e chi è dominato? Chi sta spingendo chi? E dove porta l'immagine? Ecco, se voi antropomorfizzate questi segni, già percepite queste dinamiche e queste tensioni. Adesso proviamo a vedere una situazione in cui ci sono delle masse sbilanciate. Questa cosa cadrebbe. Non sarebbe in equilibrio rispetto a quest'altro, perché sarebbe in equilibrio una sopra l'altra, uno regge l'altro. Allora proviamo a vederlo in termini di opere d'arte. Prendiamo questo Klee, Paul Klee. Ecco, anche qui a sinistra io ho pasticciato l'immagine, l'ho modificata con cattiveria per farvi vedere che, tenendo esattamente questo segno delle masse che non sono in equilibrio, questo quadro dice poco anche perché si sta rovesciando da questa parte, vedete che sta cadendo alla mia sinistra, alla destra del quadro. Sta cadendo alla mia sinistra e io percepisco un disagio. Allora cosa fa Paul Klee? Ha inserito degli elementi di equilibrio per mettere tutto di nuovo in bilancia. Ecco che qui abbiamo due tensioni, una che dall'alto scende in basso e una che scende in alto, in un triangolo visivo. Sapete che vi ho parlato del rettangolo auro, ma c'è anche un triangolo aureo che ha le stesse caratteristiche, dove i due angoli alla base, che sono il doppio dell'angolo in altezza, quindi siccome è 180 gradi, fate in fretta a fare i conti. E questa caratteristica del triangolo aureo è che il lato maggiore sta al lato minore, come se tiro la bisettrice da un angolo alla base, formo un altro triangolino. Come questo lato minore sta al lato del triangolino. Ecco che non vi tedio riprendendo il discorso del rettangolo aureo col quadrato, ma esiste anche un triangolo che ha delle caratteristiche di precisione. In questa immagine degli equilibri delle masse, voi vedete sempre l'immagine sinistra che io pasticcio. Ho tolto un elemento a destra e quindi l'immagine crolla a sinistra, come nella bilancia che metto sopra. Questa è l'immagine originale che ha il suo senso di essere e sta in equilibrio in questo senso. Adesso passiamo a un altro campo interessante. Entrano in scena due elementi di grande tensione che sono diagonali e bisettrici, che sono punti di ancoraggio, dove chi si ancora a diagonale e bisettrice ha dei vantaggi o degli svantaggi, secondo quello che vuole rappresentare. La diagonale dà un senso di movimento dinamico,
mentre la bissettrice ferma un po' e dà equilibrio. Quindi un'immagine che a un certo momento prende, si appoggia alla diagonale, voi avete cinque immagini diverse nella vostra grafica, nella vostra pagina, e quindi dovete poi muovere, dovete andare per tentativi, non è che voi ragionate come un computer e infilate direttamente con delle coordinate cartesiane i vostri oggetti. Proprio per questo, come vedete nell'immagine, qui abbiamo i diversi livelli. Ogni oggetto che voi rappresentate è in un programma di grafica tipo Photoshop, ha un suo livello diverso che potete spostare e sovrapporre. Quindi voi col vostro mouse prendete, spostate, vedete se sta meglio da una parte o dall'altra e andate quindi per tentativi. La composizione di questi omini che abbiamo appoggiato volutamente sulla diagonale, ecco, sono messi con una certa attenzione, uno per uno, come vedete qua, proprio cercando l'equilibrio più efficace. Allora vi ho detto, c'è questa tensione alla diagonale. Sulle diagonali corre una forte tensione. Sfruttiamola, vedete. Sulle bisettrici c'è invece un senso di maggior stabilità. Sfruttiamolo. Allora, questo segno è fuori dall'uno e dall'altro, è vago, si sta perdendo. Tecnicamente sentirete usare l'espressione vola, dà questo fastidio. Ecco che così è ancorato. Così è ancorato ed entra e ha maggior tensione, poi la posso far correre su questa diagonale. Se lo metto addirittura nel centro della diagonale, gli do una tensione ma anche un equilibrio. Vedete, in questo caso gli do maggiore equilibrio perché mi sono messo su questa simmetria, su queste bisettrici di questo settore. È chiaro che quando disegno in questo modo, per chi progetto è prioritario cercare dinamismo e sviluppare la tensione. Qui, oltre al dinamismo, però mantengo in prioritario. Non sono importante, ma prioritario l'equilibrio nella parte di destra. È voluta questa maggiore quiete, è voluta questa maggior prevedibilità. Ecco che un equilibrio perfetto, statico, posso anche addormentarmi, antico, è il centro esatto del nostro racconto. Prendiamo questa immagine, qui è difficile, bisogna avere molta sensibilità per seguirla. Questa è un'immagine premiata e l'obiettivo del fotografo era mostrarvi un paesaggio difficile da attraversare, innevato in Turchia. E la difficoltà del nostro omino. Quindi lui che cosa fa? L'omino lo lascia nel vuoto, fuori dalle diagonali e fuori anche dalla bisettrice, per farlo, come dicevo prima, volare, per renderlo in questa vaghezza che è il panorama, che è la situazione di attraversare il campo nevoso d'inverno. Io ho fatto, messo sulla destra le mie intromissioni portando l'omino sulla diagonale. Non cambia niente, l'immagine è molto simile tra le due. È soltanto una questione di taglio, ma l'omino questa volta è sulla diagonale. E quindi in questo passaggio che il fotografo farci vedere la difficoltà, quindi la lentezza,
Mettendolo meno sulla diagonale, io gli ho fatto un po' accelerare i tempi di percezione vostra della situazione del movimento, togliendo un po' di fascino all'immagine. Allora prendiamo questo Renoir, grandioso equilibrio. Adesso noi con malizia, giocandoci un po' sopra, tanto perché è tanto tempo che sto chiacchierando su queste cose, sarete anche annoiati e stanchi. A cosa sta pensando questa bambinella, questa signorinella col ventaglio? Va bene, facciamo un passo prima di entrare sul suo pensiero. Abbiamo studiato il rettangolo aureo, inseriamo il rettangolo aureo, quindi impaginiamo diversamente il quadro con diverse proporzioni. E mettiamo il fascino nel nostro rettangolo aureo, cercando già abbiamo un equilibrio di masse, la testa, il tronco e il ventaglio in modo statico. Qua abbiamo modificato e vedete che questo ventaglio che copre tutto. E la ragazza con la schiena non centrata, il corpo non centrato, siamo un po' in questa situazione meno centrata. Forse cambia anche qualcosa nella vostra interpretazione. Adesso, se vedete, io esaspero il movimento del ventaglio e sposto tutto più sulla destra, allora il quadro perde l'equilibrio, la simmetria e ha una maggior dinamismo. Ho spostato tutto da una parte, quindi c'è una tensione. Questa tensione che minima nella vostra, ci vuole molta sensibilità a coglierla, che spostando tutto su un lato, voi percepite, probabilmente cambia anche l'interpretazione. Alla domanda, ma cosa sta pensando la ragazzina? Ah, nel primo caso, io direi all'uovo di Pasqua che aveva appena aperto prima di andare a teatro. Nella immagine che io ho manipolato, lei sta pensando al ragazzino carino che ha visto nella quarta fila, che ha visto a messa domenica. Sto un po' esagerando per arrivare a mostrarvi queste cose molto sottili e dove bisogna investire massima sensibilità. Allora, qui abbiamo messo questa pallina, questo cerchietto rosso, in un punto sulla bisettrice, dove subisce la forza di gravità. Perché la sentiamo in questo discorso, la stiamo frenando e la sentiamo che questo cerchietto rosso sta precipitando verso il basso. Allora, guardiamo qua, la signora col costume scuro più corposa dell'altra signorina, a destra precipita in questa immagine, mentre la signorina a destra probabilmente si chiede: ma sta saltando il momento in cui sale o che scende nel salto? Voi probabilmente, la maggioranza di voi, i 57 contro 43, perché non sono delle cose così ovvie e immediate, però è facile che voi diciate che questa sta saltando in altezza, ancora nella fase crescente, mentre questa sta sprofondando, sia perché è più pesante, questo è facile, sia perché non è fuori dalla diagonale. In questa immagine dove la ragazza col costume scuro è appoggiata alla diagonale, voi potreste anche dirmi stanno saltando tutte e due in altezza. Ecco che adesso ho spostato a destra il pallino rosso, il focus rosso. Qui abbiamo un'immagine di una grande fotografa, Diana Arbus. Quella di destra è l'originale, nel senso che voi la guardiate un attimo, cogliete
l'attenzione. Capite che questa ragazza sta fotografando ed è attenta alla sua fotografia. La macchina fotografica è nella diagonale, mentre nel pasticcio che ho fatto io a sinistra ho impaginato togliendo la macchina fotografica dalla diagonale, ecco che è meno espressivo il racconto di sinistra rispetto a quello di destra. Ecco, qui abbiamo preso questa massa rossa, l'abbiamo messa in quest'angolo. Sta uscendo dal quadro, vuole uscire dal quadro. E qui è un po' il racconto che sta facendo questo uccello che sta volando. Però siccome il gioco del volo qui finisce subito, prende una craniata contro la fine del quadro, allora è un peccato, bisogna dargli più aria. E siccome se nel nostro obiettivo di comunicazione vogliamo parlare non delle ali e del piumaggio del pennuto, ma dell'ebbrezza del volo, bisogna dargli ancora più aria. Ma a questo punto forse è meglio fargli volare da sinistra verso destra. Ecco, queste sono considerazioni del grafico. Teoria dei terzi, ricomposizione dell'immagine, teoria semplicissima, banalizzata, ed è a disposizione di ogni mirino della macchina fotografica. No, questo è un mirino standard di macchina fotografica con l'accortezza che questo è un rettangolo aureo, ma potrebbe anche essere un rettangolo normale, che poi potrebbe essere proprio diviso in parti normali, che poi non cambierebbe niente. Che cosa bisogna fare? Regoletta, appoggiare le immagini ai punti di intersezione di queste. Dei segmenti che sono segnati nel mirino. Quindi qui l'albero protagonista, vedete, lo abbiamo messo nell'intersezione, anche qui abbiamo due protagonisti, un gatto e una macchina fotografica, anche questi sono nell'intersezione. Guardiamoci un po' di immagini premiate. Questo gabbiano, non è che basta fotografare il gabbiano, eh? Dove mettiamo il gabbiano? No, nello spazio della fotografia. Sicuramente avete imparato nella prima pagina dove ho preso a schiaffi tutti quelli che eccedono nel voler raccontare cose e mi fanno vedere gabbiano più cielo. No, sfumami il cielo, toglimi il cielo. Qual è l'obiettivo di comunicazione? Gabbiano, parlami solo del gabbiano. Questo vale per un artista dove si passa in una galleria e si guarda un quadro. Figuratevi in un pubblicitario dove scrive, dove disegna. Parole con dei contenuti e segni grafici con dei contenuti in un foglio di carta che viene sfogliato in uno spot velocissimo alla televisione o ancora peggio in un manifesto. Qui vedete, ragazza, focus della ragazza, focus dell'uccelletto, il casolare, vedete anche la composizione, quanto cielo. E quanto resti piante. Qui ancora vi mostro questi esempi. Nelle lezioni che abbiamo fatto sull'armonia, abbiamo parlato di Fibonacci, abbiamo parlato del rettangolo aureo, abbiamo dato questa divisione, poi disegno all'interno, ogni parte disegnando come col compasso. Un quarto di circonferenza, ecco, vedete questa immagine è proprio perfetta. Forse addirittura in questo l'artista ha appreso lo schema di riferimento e ha poi allargato, ristretto la propria immagine sullo schema di riferimento perché è perfetto, al punto centrale l'occhietto, poi si passa alla testolina, poi si passa al corpo da una parte e vedete come tutto è bilanciato. Domanda quanto cielo ci deve essere in un'immagine fotografica, dipende dal racconto che volete fare. E se non avete un'espressione particolare, tenete conto del rapporto aureo e che quindi come è rappresentato 5 ottavi,
nel disegnino giallo e rosso che trovate a sinistra e riprendete un po' quel rapporto. Allora, noi abbiamo un punto di intersezione delle due diagonali, il centro, e sappiamo che su queste diagonali c'è questo, come dice Kandinsky, che riprendiamo il suo discorso, c'è questa tensione. Quindi dal centro di questo riquadro si riforma un'altra struttura analoga e riparte un'altra tensione. Con tutto questo per farvi vedere questo Modigliani, dove c'è questa diagonale e non quella dinamica, eh? Perché? Perché la signorina sta dormendo. Quindi non ha niente di dinamismo uno che sta dormendo. Anzi, i colori e la situazione e la diagonale scelta fanno cadere un po' la visione dall'alto a destra al basso a sinistra. La zona sopra la diagonale è coperta da queste due linee che sono curve, il fondo è dato dal corpo ed è completamente bilanciato. E vedete quindi come questa immagine ritorno indietro che sono andato via troppo veloce. Noi abbiamo un'immagine scura, un'immagine chiara, in mezzo ho i colori del corpo e questo senso del sonno mi dà una grande staticità. Adesso, come staticità, prendiamo una deposizione e sicuramente non possiamo metterlo sulle diagonali perché è un corpo morto e si vuole enfatizzare questa deposizione. Vedete la fatica di chi lo regge e quindi è l'equilibrio perché è messo sulla diagonale. Vedete poi tutto il gioco delle diagonali per creare simmetria degli altri personaggi. Prima ho dovuto riprendere un attimo il triangolo aureo, che nella mia visione di sintesi, la prima parte, vi avevo graziato, ma sono costretto poi a parlarvene perché vedete che in questa pubblicità della Apple, il triangolo aureo che ha questa distribuzione è evidente. Quando vi dicevo questo lato maggiore sta al minore, come bisettrice, il minore del primo triangolo sta a questo segmento. Ecco che questo fantastico triangoluccio che ha 72, 72, 36 di angolo è un elemento della rappresentazione che troviamo spesso. Adesso una cosa importante. Fisiologia della percezione in una pagina che cerca equilibrio grafico. Sintetizzo e ripeto delle cose che sono importanti. Visione per insieme. Abbiamo visto nelle prime pagine Gestalt Theory. Ordine di lettura da sinistra a destra e dal basso all'alto, quindi in un campo visivo. Normalmente la scansione tipica è questa, che è legata alla storia della nostra scrittura. Immagine in equilibrio se appoggiata a meridiane bisettrici, con un senso dinamico sulla bisettrice. Non svolgo un tema importante, lo sintetizzo dicendovi le cose base, perché è un tema da pubblicitario in senso stretto, da art directo, che ogni volta che voi avete gli oggetti da mettere in un elemento visivo, o un piccolo segno, un grande segno, o magari il prodotto, o una scritta, l'headline, il titolo dell'annuncio, il termine tecnico, una scritta più piccola, il payoff in basso, tutto il segno, i testi, la cosiddetta body copy. Ecco, queste cose entrano in una immagine con un ordine ben preciso. Attenzione, 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 importantissimo. Tutto quello che può stare in una grafica è in equilibrio. Cosa intendo per gabbia grafica? Vuol dire che l'immagine è agganciata alla cornice. Allora prendiamo questi
cinque oggetti, li appoggiamo alla gabbia grafica, alla scritta, il payoff, l'oggetto, l'altro disegnino. Può darsi che io preferisca, se ho meno testo, vedete qui, appoggiare a un'altra gabbia grafica più stretta all'inizio, quindi dove una linea parte da questa H, scende giù e quindi il testo lo compatto più da questa parte, ma ogni volta io ragiono in termini di gabbia grafica. Contrasti, ne abbiamo parlato, e la cosa da sapere della fisiologia è che è meno leggibile una scritta chiara su fondo scuro a parità di caratteri e parità di grandezza rispetto del contrario, fondo bianco e scrittura scura. I caratteri che entrano nel discorso pubblicitario possono avere, grazie, vedete questi che alla fine della lettera il segno ha una ridondanza, oppure sono senza grazie. Ecco che sono più leggibili da vicino, dal libro, da giornali, caratteri con le grazie, perché queste grazie il nostro occhio li percepisce con grande velocità e capisce se è una E o una A con maggior velocità. E quindi per un libro, per un giornale ci vogliono i caratteri con le grazie, perché leggete piccolo. Se invece guardate un manifesto, guardate da lontano, come immagino state guardando quello che io ho proiettato, e quindi non siete nella condizione di averlo un palmo dal naso, è meglio i caratteri senza. Grazie. Faccio un esempio: anche in un libro c'è una gabbia grafica e ci tengono anche degli spazi bianchi che danno aria, non solo equilibrio, ma leggerezza. Ecco il senso della gabbia grafica. Anche in questo caso, vedete un vecchio annuncio, ma vedete che ha cercato l'equilibrio. Vedete questo bordo, e se questo bordo forse pesa un po' a destra, questo lo ritiene su a sinistra. C'è questo senso della bilancia. Va bene, ho detto tutto. Ho detto tutto. Vorrei aggiungere alcune cose soltanto per proseguire questo senso di studio e di lettura. Una parte importante da collegare a questo discorso di armonia dei segni è quello sul segno dei colori. E dove trovate tutto questo? Andate nel mio sito, in questo caso sono nella pagina delle lezioni universitarie, e scendete finché trovate teoria dei colori. Quindi quando abbiamo messo a posto i segni e abbiamo armonizzato i segni, il colore è un segno, quindi, e abbiamo trovato gli equilibri della nostra sensibilità sui segni, la pagina dell'armonia è scritta. Dobbiamo però trovare un racconto, raccontare delle cose. E allora bisogna fare un altro passaggio che sono teoria delle strutture narrative, che è un panorama, sempre se trovate nel mio sito. È un panorama delle figure retoriche a disposizione per raccontare le cose. Abbiamo un focus sulla scrittura poetica, abbiamo un focus sulla scrittura comica, se poi volessimo entrare in queste cose. Ma c'è un altro passaggio, ancora più difficile, che è la scrittura poetica. La scrittura, scusate, è inventarci una scrittura, è inventare le cose da dire nei nostri racconti. Proprio è l'invenzione, ma allora per un'invenzione non c'entra niente tutte queste cose che abbiamo visto sono elementi di linguaggio, di stile, di come dire, ma cosa dire? Cosa dire è nella nostra creatività, quindi è tutta una lezione diversa che trovate sempre, pillole di creatività. Trovate sotto il mio libro La fabbrica delle idee, la copertina del mio libro La fabbrica delle idee, e questo è un altro elemento per completare. Bene, ho detto tutto, questa è la bibliografia. Sono
soffermatevi pure, adesso questo è un filmato, quindi io adesso concludo e vi saluto e vi ringrazio. Sapete come scaricare le cose. Grazie dell'attenzione.